Siamo di ritorno ad Arte Mondo e ho il piacere oggi di accogliere una persona che ha una macchina particolare, diciamo un icono del design italiano, la 500, il signor Fabrizio Sciolla. Fabrizio, benvenuto al nostro programma e parlaci un attimino di cosa è questa 500. Beh, la 500 è una macchina che è caratterizzata dalla sua piccolissima dimensione e perciò diciamo che uno che va in giro un po' con questa macchina nelle strade di Montreal si fa notare, certo. È una macchina che è simpaticissima e è divertente a guidarla, insomma. A guidarla, a vederla, sembra quasi una piccola opera d'arte in questa galleria, anche sembra proprio al suo agio e al suo posto, ma poi si deve anche ricordare ai nostri telespettatori che abbiamo ricordato l'anniversario dell'Expo, 40 anni del Gran Premio del Canada, anche c'è stata festeggiato 40 anni, 60 anni per la Ferrari e tra i due c'è i 50 anni della 500, vero? Quest'anno ricorre il 50esimo della 500. E infatti la nuova 500 è uscita nel 57, dunque sono effettivamente 50 anni. La prima 500 è stata fatta da Dante Giacosa nel 36 e la Fiat ha prodotto questa macchina fino al 54, che poi hanno interrotta la produzione. Nel 57 hanno riniziato con l'introduzione della nuova 500 e poi la nuova 500 ha subito i vari disegni e modelli, la 500D, la R, la F, la L, ed è stata prodotta fino al 78, che credo che nel 78 hanno interrotto la produzione della giardiniere, che sarebbe il modello un po' più lungo, tipo una station wagon. Ho capito, ah sì, è vero, mi ricordo di averla vista in Italia, qui non ne ho viste ancora, però forse ce ne potrai parlare. Del 500 anche l'interessante è il fatto che è la macchina del popolo, è la macchina proprio che tutti possono comprare, potevano all'epoca comprarla. Adesso c'è questa nuova 500 che sarà un po' particolare, come la Volkswagen che ha fatto con la Beetle, la Mini Cooper ha fatto la stessa cosa e adesso aspettiamo che questa nuova 500 esce in produzione qui in Nord America. Però tu so che ne hai un esemplare di questa 500, parlaci del tuo modello perché ha un qualcosina di particolare, vero? Sì, io, mio padre ha comprato questa 500, l'ha portata dall'Italia qualche anno fa ed è un modello particolare perché è un modello che è stata disegnata da un certo Francis Lombardi e si chiama la Francis Lombardi My Car, è una 1978 e si distingue perché ha un tetto rigido, ha un pomello e un volante di legno, diciamo è stato un modello all'epoca un po' più lussuoso ed è stato prodotto in solo qualche migliaia di esemplari, dunque sono fortunato di aver trovato una di queste. Dicevo, è una macchina da collezione, ma poi dici che ha il tetto rigido rispetto alla maggior parte delle 500 che non hanno questo tetto rigido, cosa hanno come tetto? Infatti le 500 che si vedono, anche per quelli che le possono notare in giro in tutto il mondo, la più parte hanno il tetto apribile, allora si distingue un po' per quella caratterizzazione, certo. E poi c'è un'altra cosa, perché dietro c'è un tipo di labbro, che è una continuazione, se vogliamo, del tetto, che fa sì che gli dà un look anche particolare. Non so, solo il tetto rigido è il legno, ma questo labbro così che è interessante. Infatti faceva parte delle idee di questo Francis Lombardi, che ha disegnato vari modelli di macchine, anche delle Fiat 126, delle 128, credo ha fatto anche delle moto, diciamo. Ne ha fatti vari tipi. Ci dicono che rimane un minuto, parliamo un attimino che c'è anche qui a Montreal il Club 500, esiste da quando questo club? Allora nel 2002 il nostro presidente Paolo Spataro, lui che si interessa tantissimo a queste 500 da tanti anni, ha fatto un club e si sono riuniti quasi tutti i proprietari di 500 a Montreal e fino a oggi siamo ancora molto attivi, facciamo varie attività e molto divertenti. E c'è un sito
sito web che si può consultare? Certo, ci sta il www.clubfiat500montreal.com che stiamo sviluppando ed è una bella possibilità di comunicare con altri club nel tutto il mondo. E quindi uno che vuole andare a dei raduni della 500 può andare a consultare questo sito web. Allora, ci fanno segno che ormai siamo scaduti, la intervista arriva al suo termine. Grazie Fabrizio e in bocca al lupo a questa bella avventura della 500. Grazie a lei. Ecco tutto.